Oggi ad Ercolano parliamo dei rifiuti? Ma non solo, di ambiente, per noi l'ambiente è fondamentale, ma i problemi in Italia ci stanno pure le organizzazioni criminali nella gestione dei rifiuti e del business purtroppo legati appunto a rifiuti tossici e compagnia bella. Noi abbiamo un bel programma, oggi lo presentiamo, bonifiche, acqua pubblica. Siamo gli unici in grado di farlo perché non abbiamo nessun tipo di legame con quei poteri che poi hanno gestito quelli che dovrebbero essere i diritti dei cittadini, trasformandoli in business. Ambiente quindi è un tema molto importante, è un tema però che scotta perché i 5 Stelle sono stati attaccati più volte su questo tema per quanto riguarda i rifiuti. Ma lei si riferisce a cosa? A Roma Sì. immagino. No, spelacchiano oggi? Che di solito nessuno parla della roba di De Benedetti, di quello schifo che fanno Renzi e De Benedetti, ma spelacchio è diventato l'argomento principale. Su Roma, come ho sempre detto, l'amministrazione verrà giudicata al termine del mandato. Qualora dovessimo rispettare i patti verremo rivotati, altrimenti i cittadini voteranno qualcun altro. Ma se permettete 5 anni di consigliatura abbiamo il diritto di portarla avanti, punto. Poi che Roma abbia problemi, 13 miliardi di euro di debiti, cioè neanche non so, Mandrake riuscirebbe a risolvere i problemi in un anno e mezzo. Ci vuole del tempo e chiediamo una consigliatura, cosa che lo prevede la democrazia. Per quanto riguarda le politiche, ecco, qual è il nemico, tra virgolette, da battere? Secondo voi? L'astensionismo e basta. Io lo dico proprio in maniera sincera agli italiani. Io di più non posso fare. Il movimento dall'anima, ci abbiamo tutti quanti contro perché Berlusconi c'ha paura, gli facciamo una legge anticorruzione e gli svuotiamo il partito, per cui è terrorizzato e fa pure bene ad essere terrorizzato. Dall'altra parte i comportamenti proprio oscenamente privatistici di Renzi, De Benedetti e le banche, io no, le palle piene di queste persone. La destra si ritiene compatta, no? Certo che si ritengono compatti, ma sì. Poi vedo che litigano su tutto, ma poi non sono io che diceva mai con Berlusconi, era Salvini, cioè ma vi rendete conto che Salvini ogni giorno, non lo so, parla della Fornero dicendo che è l'oscenità più grande del paese, cosa peraltro per certi versi più che condivisibile, poi va a braccetto con due, Meloni e Berlusconi e la Fornero l'hanno votata. Cioè senza Meloni e Berlusconi la Fornero non era legge dello Stato, ma ci rendiamo conto dell'oscenità dell'ipocrisia da destra a sinistra. Quell'altro, quel mentitore seriale che dice tolgo il canone, l'ha messo in bolletta, oh, e che dice tolgo le tasse, alzo le tasse sul gioco d'azzardo. Decine di volte il 5 Stelle l'ha proposto in Parlamento l'innalzamento della tassazione sul gioco d'azzardo, questi hanno fatto sempre orecchie da mercanti. Perché? Perché già prima con la Fondazione Vedrò le lobby del gioco d'azzardo direttamente o indirettamente sostengono i partiti politici e oggi in campagna elettorale si permette di dire tutto e il contrario di tutto. Io da italiano lo dico, non da deputato del movimento sono uscente, io non mi faccio più prendere per il culo da Renzi e Berlusconi. Se gli italiani hanno questo desiderio poi non si lamentassero più. Di più non possiamo fare. Se poi gli italiani, dopo 20 anni di Berlusconi o degli ultimi anni di Renzi, pensano di poter ridare fiducia a questi soggetti altamente pericolosi, il problema sono gli italiani, non sono più i partiti politici. Per cui si svegliassero gli italiani. Si svegliassero, occorre uscire da un incantesimo portato avanti essenzialmente, non ve la prendete anche dal sistema mediatico che è incredibile, cioè se per 3 settimane, anzi di più, la notizia principale è un albero di Natale e non un Presidente del Consiglio che diceva a De Benedetti di fatto passa un decreto sulle banche popolari, quindi De Benedetti fa degli affari, delle plusvalenze, cioè De Benedetti il patron di Repubblica, cioè se in questo Paese il problema diventa un albero di Natale, il problema ce l'hanno i mezzi di informazione.